Nuova puntata con l'oroscopo e l'almanacco. Oggi è l'11 maggio. Ciao da Mauro, San Fabio. Auguri a tutte e a tutti, se magari Fabia o Fabiola, compleanni nati oggi. Letizia Castà, la modella, l'attrice francese ancora molto bella, nata l'11 maggio del 78. In Normandia. Alessandro Cattelan, il conduttore TV e radiofonico, 1980, proprio nasce oggi, 11 maggio. Auguri, frase del giorno. Quando il bue è al macello, tutti cercano un coltello. Oroscopo di oggi, 11 maggio. Ariete, irrequietezza ed instabilità sono le parole chiave di questa giornata. Vivrete infatti con la sensazione che tutto ciò che desiderate raggiungere possa scivolarvi dalle mani ed essere così irrimediabilmente perduto. Non siate troppo pessimisti. Toro, il ritmo della vostra sessualità, di solito piuttosto acceso, sembra un pochino affievolirsi. Vi manca l'entusiasmo, ma soprattutto la fiducia nelle vostre risorse. Non criticatevi troppo aspramente. Gemelli, invece di piangervi addosso, modificate il vostro operato, oltre che il vostro atteggiamento. Scoprirete che non c'è nulla di tanto terribile nel problema nato quest'oggi e quindi lo risolverete ben presto. Serata da trascorrere romanticamente a due. Cancro, se vivete un rapporto di coppia, il partner dovrà subire da voi qualche attacco di possessività. Infatti la sua esuberanza potrebbe infastidirvi e provocarvi paura di perdere il suo amore. Discutetene apertamente, anche perché il problema non si pone. Leone, non continuate con quell'atteggiamento dispotico o i vostri colleghi cercheranno di allontanarsi da voi isolandovi. Per i single potrebbero presentarsi in serata buone possibilità di incontrare l'anima gemella. Vergine, vi sentite molto critici e selettivi. Non siete disposti a far entrare nessuno nella vostra vita, almeno non oggi. Del resto, meglio così. Non è il momento più adatto per fare iniziare una love story. Bilancia. Il nervosismo è la causa primaria dei vostri mali. Il corpo, cioè, è solo vittima di una conseguenza di natura psicologica. Mettetevi calmi e ritrovate l'equilibrio migliore. Sfogatevi parlandone con un amico. Scorpione, qualche imprevisto potrebbe portarvi a spese non programmate. Il settore finanziario si presenta comunque relativamente solido. Non abusate delle vostre energie, perciò non tirate troppo tardi stasera. Sagittario, una mente decisamente aperta ed elastica vi sosterrà in ogni impegno, facendovi cogliere al volo anche la più piccola opportunità, che trasformerete prontamente in un successo. Incontrando chi amate, cercate di non essere troppo gelosi. Capricorno, saprete sbrigarvela bene di fronte ad un problema dell'ultima ora, senza dover chiedere consiglio o aiuto a chi sia. Anzi, saranno gli altri, vista la vostra lucidità mentale, ad interpellarvi per aiutarli a risolvere i loro problemi. Acquario, se avete a lungo rimandato un compito piuttosto noioso, oggi non potrete proprio fare a meno di risolverlo. Armatevi di pazienza, virtù che vi sarà molto utile anche in famiglia per sedare stasera una controversia. Pesci, vorreste fidarvi di quella persona con tutte le vostre forze, ma una vocina dentro di voi vi sconsiglia una resa totale. Ascoltatela, dice il vero. Serata insolita con persone bizzarre e molto stimolanti.